Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video su YouTube. Oggi faremo insieme due unboxing. Ormai siamo ad aprile. Un acquisto, diciamo, l'ho fatto per la stagione autunno-inverno, e l'altro acquisto invece riguarda un oggetto, un accessorio che ho intenzione di utilizzare un po' tutti i giorni, ecco. Quindi, ragazzi, se non vi siete iscritti al canale, per favore, per supportarmi, iscrivetevi. Vi lascio il tempo adesso. E noi non perdiamo altro tempo, ma andiamo a vedere i due unboxing di oggi. Sempre munito del mio coltellino da unboxing, eccolo qui. Partiamo subito con il primo unboxing, eccolo qui, questa busta di cartone, forse avete già letto qua, COS, vedete? Eccolo qui. Io con COS mi sono sempre trovato bene come rapporto qualità-prezzo, penso sia imbattibile, quindi vi invito a comprare e dare un occhio al sito. Anche perché già con la newsletter si può avere il 10% di sconto, poi può essere che durante l'anno ti invino anche il 20%. Comunque, iscrivendovi alla newsletter vi terranno aggiornati su eventuali sconti, periodi di saldo, eccetera. Quindi partiamo subito con il primo unboxing di oggi. Appoggiamo qui la carta. Primo unboxing di oggi, maglione colore off-white, colore panna, eccolo qui. Bellissimo, 50% lana di costa, appunto, faccio vedere. Eccolo qui. Ho preso una taglia XL, io sono 1,90 m per circa 95-100 kg. Relaxed fit, collo a V, vedete questo dettaglio qui. Togliamo l'etichetta, vi faccio vedere il collo a V. Mi sembra molto molto morbido. Voglio farvi vedere come sta indossato, quindi vediamo subito. Eccolo qui, ragazzi, il maglione di COS. Molto molto bello, non avevo nella mia collezione un maglione di questo colore. Mi piace molto il dettaglio qua del collo V e veramente merita. Super morbido di questo color panna, lo sfrutterò anche in questi giorni di primavera, nelle giornate magari un po' più freschine, lo metterò sotto. Guardate qui, insomma, COS non delude mai. Veramente morbido, la taglia è perfetta, guardate anche le maniche. Ed ora, ragazzi, non perdiamo altro tempo e andiamolo subito ad aggiungere alla mia collezione di maglioni. Mettiamo la cruccia qui, eccolo. Maglione di COS. Tra l'altro, nel prossimo video, ragazzi, vi farò vedere appunto la mia collezione di maglioni. Quindi iscrivetevi al canale, come detto all'inizio, per non perdere tutti gli aggiornamenti. E ora, ragazzi, passiamo al secondo ed ultimo unboxing di oggi. Super box. Eccolo qui. Andiamolo ad aprire. Andiamo ad aprire questo super box. Il pacco mi è arrivato da Slam Jam, che se non sbaglio è uno store che fisicamente si trova sia a Ferrara che a Milano. E ora andiamo a vedere cosa c'è in questo super box. Esatto, a Ferrara e Milano. L'ho trovato scritto anche qua. Guardate qui, Acne Studios. Avete già capito cosa potrebbe essere? Ve lo faccio vedere subito. Ragazzi, è questa super tote bag di Acne Studios. Guardate qui, di questo colore beige. Guardate i dettagli qua, Acne Studios. Acne Studios anche qui sul bordo, vedete? All'interno c'è un tascone con una zip. Lo faccio vedere qui. Ragazzi, è bellissima questa bag. Mettere in questo senso qui, profumo anche di pelle, di questo materiale c'è trattato tipo vernice. E io questa super bag, che dovrebbe essere circa 55 cm per 40 e 15 cm di larghezza, la userei ad esempio per fare la spesa, anziché comprare gli shopper e utilizzare, sprecare della plastica, perché uno si porta dietro questa, ci stanno un botto di cose, vedete quanto cavolo è grande? No, mi piace un sacco annusare le cose, si sente odore di pelle qua, veramente fantastico, super idoneo a quello. Oppure se dovete, io faccio molto accoppiamento online, ci posso mettere i miei pacchi per andare a spedire in posta, se vado a fare shopping, insomma la classica tote bag che può essere sfruttata anche tutti i giorni per vari utilizzi. Eccola qui, beige.
E su Slam Jam io ho trovato l'ultimo pezzo a metà prezzo. Non ho trovato nessun sito che faceva metà prezzo per questo modello di borsa. È tutto, non vanno mai in sconto, sempre tutto a prezzo pieno ed è molto alto. Però avendola trovata a metà prezzo, avendola vista, l'ho subito comprata e ne ho approfittato, perché tengo sempre monitorato le cose che mi interessano. E quindi ora anche da questo punto di vista sono a posto, perché prevalentemente, come ho detto, vorrei utilizzarla per andare a fare la spesa. La mettiamo qua. Bene ragazzi, per i due unboxing di oggi, per l'unboxing di oggi, due articoli, è tutto. Se vi è piaciuto il video, mettete like, pollice in su per supportarmi. Fatemi sapere cosa ne pensate degli articoli nei commenti, o proprio se usereste anche la tote bag. Mi fa piacere. Iscrivetevi al canale, come già detto, e ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!